Maria Pia Calzone, allora sei tra i protagonisti di Resta con me, questa nuova serie Rai, e hai un ruolo importante perché sei un po' il capo, no? Diciamo così, di questo gruppo, e sei un capo a volte anche integerrimo e soprattutto che ha sempre screzi in particolare con una dei componenti. Il personaggio di Nunzia Raimondi è quello del capo della squadra mobile, quindi diciamo quella che unisce tutte queste personalità differenti della squadra mobile, alcuni diciamo dal temperamento, come si evincerà, anche abbastanza caldo anche nell'esprimersi nei confronti del proprio capo, però è stato molto affascinante e anche molto piacevole lavorare con una squadra di poliziotti, ma soprattutto di attori e colleghi, spesso molto giovani, con delle colleghe molto giovani, molto talentuose, e veramente è stato gradevole, ecco, lavorare insieme a tutti. Io ovviamente sono il capo, ma di un gruppo, quindi diciamo vince il gruppo, ecco. Quello sicuramente. Ecco, ma non posso non chiederti ovviamente passare dall'altra parte, cioè ovviamente il grande pubblico ti ricorda nei leggendari ormai panni di Donna Imma, e adesso passata diciamo così, no? dalla parte dei buoni, visto che comunque inevitabilmente ogni personaggio lascia qualcosa addosso, no? Sì, ma mi era già successo di passare dalla parte dei buoni, ero già stata un ispettore, forse commissario, non mi ricordo, comunque il film di Özpetek ero dall'altra parte. Sì, lo dicevo, una serie però. In realtà diciamo io mi sento molto più a mio agio, Maria Pia si sente molto più a suo agio dalla parte della legge, ecco, quindi mi risulta più comoda come posizione, però sicuramente è un lavoro difficilissimo e a volte non ce ne accorgiamo, ecco, di quanto sia fondamentale nelle nostre vite. Ecco, è proprio perché ogni personaggio lascia qualcosa, no? Inevitabilmente nell'attore che lo interpreta. Cosa ti ha lasciato, ti è rimasto di quel personaggio, e cosa ti ha lasciato questo nuovo personaggio nel tuo vissuto? Entrambi la capacità di lottare per le proprie opinioni, cioè i personaggi arguti, diciamo profondi, che guardano e sanno analizzare le cose al di fuori della scatola, no? Ecco, quelli insegnano a guardare le cose da un altro punto di vista, nel bene e nel male. Senti, ma invece dopo Resta con me, dove altro ti vedremo? Tu fai anche teatro, quindi... Dunque, in un'altra serie, ma è per Mediaset, con Massimo Ranieri, e invece per la Rai c'è un film con la regia di De Angelis, che è Non ti pago, con Castellitto, e che però non so quando andrà in onda. E adesso ho finito di girare un film, ma insomma è un po' presto per parlarne. Vabbè, quindi è sempre bello diversificare, no? Esatto. Anche se il teatro resta sempre il primo amore. Eh sì, sì, bisogna incastrarlo, quello è il problema, tra la vita privata, le cose che si girano, ma è sempre il primo amore, sì. Senti, a proposito di questo, per chiudere, vista la tematica del film, tu ti sei interrogata, ma io in quella situazione che vivono i protagonisti, come mi sarei comportata? No, non me lo chiedo mai, perché in quel momento sono quel personaggio e sono quella persona che fa quelle scelte in quel modo. Ripeto, rimane la sensazione che siano posizioni scomode, che è sempre poi difficile giudicare, quindi poi quando ti capita di rivedere un accadimento, succede qualcosa, lo guardi con occhi diversi. Perfetto, allora diamo l'appuntamento agli spettatori. L'appuntamento è per domenica sera, ma tutte le altre messe in onda non me le ricordo perché sono un po' così. Vabbè, a partire da. Ma a partire da domenica 19. Perfetto, grazie e complimenti sempre. Grazie, grazie. Buona giornata.